Innanzitutto grazie ai relatori e giustamente al dottore De Biasi, perché stavamo tutti con grande attenzione ad ascoltare l'esperienza e soprattutto i dati. Noi come ASL, come Dipartimento di Prevenzione, ci stiamo occupando dal 2008 di mettere in campo una serie di iniziative che dovevano, come dire, portare a casa la realizzazione di due progetti essenziali: un marchio di sanità sull'agroalimentare, che partimmo con un protocollo d'intesa che impiegammo circa 8 mesi per arrivare alla sottoscrizione presso l'università, avendo la disponibilità sia del rettore con un atto deliberativo sia del senato accademico che del consiglio di amministrazione, così come dell'amministrazione provinciale, così come della nostra ASL a Caserta, così come l'ARS e tutti gli altri enti, piccole e medie imprese del mondo agricolo, fino ad arrivare a quello dei lavoratori. Perché? Perché avevamo vissuto da tecnici le due grosse emergenze di ossina 2003 e 2008. E quindi si pensava, ed è tuttora in cantiere, che tentare di mettere in campo un marchio di sanità dell'agroalimentare con un accordo di programma. Accordo di programma significa uno strumento economico per tirare fuori i soldi di cui si parlava poco fa, che non ce ne sono. L'Unione Europea li ha, sono i nostri soldi. I soldi che l'Italia dà a livello europeo e che molto spesso ritornano indietro non spesi. Questo strumento economico dell'accordo di programma per l'agroalimentare nel sud non è mai stato utilizzato. Quindi l'ambizione è questa, quello di mettere insieme, come raggiungiamo le strutture istituzionali e le imprese. Occorreva però ovviamente la copertura normativa. Beh, diciamo che dal 2008 la copertura normativa la Regione Campania ce l'ha data nel 2013. Penso che questo dica tutto. Abbiamo ottenuto a maggio del 2013, in un emendamento alla finanziaria, la copertura normativa. Perché? Perché per realizzare questo marchio di qualità sanitaria, agroalimentare e ambientale, non avendo la copertura normativa regionale, nemmeno la procedura dell'accordo di programma poteva essere così. Ovviamente abbiamo chiesto in più occasioni un tavolo, quindi avere qui i rappresentanti nazionali della Camera del Senato con esperienza, che hanno acquisito negli anni sia all'interno della società civile sia in politica, è straordinario. Perché? Perché qualcosa del genere è accaduto anche a livello nazionale. Ministero dell'Ambiente. Nel mentre noi si lavorava con il marchio di sanità dell'agroalimentare, ci eravamo posti il problema di come garantire e quindi rendere possibile l'utilizzo del marchio. E quindi trovare un sistema. Il sistema l'abbiamo messo in campo mettendo intorno a un tavolo 4 facoltà: ingegneria della SUM, scienze naturali e ambientali, e abbiamo coinvolto il Piemonte orientale. Alessandria. Perché? Perché ovviamente in Piemonte la problematica ambientale è partita molto prima che non da noi, perché l'industrializzazione e gli inquinamenti sono partiti prima. E quindi la filo depurazione. E mi aggancio a quello che diceva poco fa il dottore De Biasi. Sposandola avanzo l'economia, perché noi ci ritroviamo con un patrimonio zootecnico territoriale unico, che è quello della bufera mediterranea italiana, con una peculiarità straordinaria in termini di motore economico, che è l'AMPC, la nostra del Bufala Campana, che ha la patria storica proprio nel Nord-Est. E quindi su questo tentare di mettere in campo una strategia condivisa. Abbiamo fatto un secondo protocollo di intesa, le 4 facoltà, Confindustria, le piccole e medie imprese, e abbiamo fatto una decina di incontri alla direzione generale del Ministero dell'Ambiente con Marco Lupo, direttore generale. Quando gli proponemmo questa idea innovativa, e tutto questo dimenticavo grazie all'ordine degli ingegneri, di Caserta, che ci ha sostenuto,
e ci hanno consentito ovviamente da tecnici che si interfacciano con il Ministero dell'Ambiente di poter dialogare su temi così specifici. Meravigliati di questa ipotesi percorribile, per cui poi miscelando i vegetali allevati su queste aree, perché noi abbiamo definito a rischio perché a rischio ambientale con termini, cioè resti inquinati. Cioè in noi dicevamo e diciamo, facciamo il monitoraggio, diamo la possibilità alle istituzioni di fare i controlli insieme all'università e se il sito da essere terreno agricolo a rischio diventa terreno contaminato ci si sposta, ma al tempo stesso si crea reddito con le energie. Quindi creare insieme ad una struttura consortile, da qui c'è venuta l'idea ovviamente che la struttura consortile già c'è. E sarebbe il consorzio di bonifica interessato al territorio, perché? Perché è un consorzio obbligatorio di proprietari di terreni. Tant'è vero che tutti i proprietari dei fondi agricoli sono obbligati a pagare la cartella esattoriale del come dire, lo sgombero delle acque, perché quelle strutture consortili sono nate per la tenuta dei territori e per la bonifica all'epoca delle aree palustri e per l'allontanamento dello sgombero delle acque verso il mare. L'ultimo incontro lo facevamo nel 2011. A fine 2011 dovremo presentare ISPRA, il braccio destro del Ministero dell'Ambiente. La dottoressa Anna Lavaglia era l'interlocutrice che ci è stata affidata dalla Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e ci disse depositare l'idea progettuale, perché noi da tecnici del settore con una progettualità diciamo originale, perché qualcosa del genere al mondo non è mai stato fatto, volevamo l'ok scientifico da parte di lei per poi presentare l'idea progettuale al Ministero dello Sviluppo Economico, siamo nel discorso dei fondi, cioè trovare i fondi, e i fondi che ci sono, perché sono a grande e sono sempre i fondi dell'Unione Europea. Dal 2011, da novembre, il Ministero, la dottoressa Lavaglia e l'ISPRA non hanno mai risposto. Al 2013 siamo riusciti ad ottenere un ordine del giorno della Camera, presentazione del Presidente della Commissione Ambiente, della Camera, con accordo dal sottosegretario all'epoca dell'Ambiente, abbiamo avuto la nota di come la direzione generale interessata ISPRA non risponde. Ci cadono le braccia, ma andiamo avanti. E ancora a questo punto abbiamo aumentato gli attori da mettere intorno al tavolo e da consegnate alla parte politica, perché l'occasione è più di stasera, no? Cioè avere i rappresentanti di Senepe e Camere che hanno esperienza sia all'interno della salute sia in quello in termini ambientali è fondamentale. Quindi evitare di rincorrersi con altri documenti tipo interpellanza parlamentare, occorre che ci sia l'impegno del governo. E quindi abbiamo attivato il tavolo dei sindaci. Perché? Perché poi alla fine i territori hanno come autorità i sindaci, sono autorità di governo, sono autorità sanitarie e sono come dei responsabili con cui si interfaccia il sistema. Siamo, e quindi abbiamo altri sindaci in sala, che saluto ovviamente il sindaco di Trento, di San Marcellino, che condividono ovviamente le problematiche di primo piano su tutto questo. Da un lato quindi il nostro Dipartimento di Prevenzione si sta impegnando insieme ai sindaci con cui si sta interfacciando, ma dall'altro c'è da dire che il sistema produttivo territoriale, avendo a disposizione gli allevamenti zootecnici, ha tra l'altro delle macchine che producono latte che fanno la sintesi di quello che mangiano. E per fortuna vi posso dire che per quelle due bombe ambientali che sono scoppiate, ma che di poco sforarono il tetto in termini di ppm, cioè parti per milione di concentrato all'interno dell'anno, 2003 e 2008,
ci siamo ritrovati che i dati, i nostri dati realizzati anche come monitoraggio insieme all'Istituto Superiore di Sanità, sono molto al di sotto di quelli ordinari. Perché? Perché è nata la coscienza da parte delle strutture allevatoriali, da parte degli agricoltori, da parte degli allevatori, di fare grande attenzione su tutto ciò che comprano e su tutto ciò che danno agli animali. Anche perché è accaduto e accade che mangimi commercializzati a livello internazionale molto spesso hanno contenuto diossine, infatti sono arrivati da noi maiali provenienti da Olanda, stiamo parlando di Nord Europa, che potrebbe essere più avanti rispetto a noi. Ma ovviamente la problematica è legata al profitto, quindi se si riesce ad ottenere mangimi a basso costo ma con contenuti di diossina, c'è chi l'ha fatto. Quindi ad una problematica complessa sicuramente deve esserci una ipotesi di soluzione complessa dove tutto è originato, perché non abbiamo qualcosa del genere in altre parti del mondo per quello che ha di tutto. E quindi nel mentre tentare di mettere in campo, secondo i tempi che ci vorranno, la bonifica, io penso che il primo obiettivo sia invece la messa in sicurezza del rischio. Quindi creare questa sorta di soluzione, la prima in termini normativi, quindi le faunde che servono per l'irrigazione. Ovviamente nell'attesa che questo accada c'è la possibilità di utilizzare nuove condotte, quindi finanziare la realizzazione di nuove condotte con i contratti bonifici per consentire l'irrigazione ordinaria. Il secondo passaggio è quello di far nascere immediatamente una risposta terrestre, no? Quindi in termini politici, quindi l'assunzione di responsabilità di chi governa, perché chi deve intervenire non interviene, alla fine è chiaro che poi scendono 100.000 persone in piazza. Perché purtroppo i dati, in termini concreti, cioè di quelli che viviamo tutti i giorni, a livello personale, in modo diretto e indiretto, ci dicono che si ritrova molto spesso nelle nostre aree con patologie oncologiche rare, quindi non ordinarie, che si sviluppano in situazioni che devono essere ancora monitorate. E su questo c'è poi da mettere mano, e quindi l'ASL anche su questo sta cercando di trovare una soluzione, come dare risposta in termini sanitari a problematiche oncologiche che stanno diventando sempre più forti. L'anno scorso abbiamo messo in campo un'iniziativa che ha visto l'ASL di Caserta e l'ASL di Benevento, l'ASL con Termine, rapportarsi sul buon utilizzo di una struttura straordinaria che è il presidio ospedaliero di Santa Catalina. 22 anni per realizzare la struttura, in una vallata benissima, 250 posti letto, tutto finito, più di 100 posti non utilizzati, perché ovviamente la regione Campania ha normato in modo da ridurre la spesa. E nel mentre abbiamo imbarellati al Cardarello, al Bartale, per le problematiche note, abbiamo strutture che invece potrebbero svolgere una funzione, come dire, di risposta sanitaria, facendo abbassare tra l'altro la spesa che va all'esterno, perché parecchi preferiscono a questo punto, perché vi sto parlando di oltre il 35% degli ammalati, cercano risposta fuori regione. Io penso che di essere stato brevissimo, perché sicuramente vogliamo gli interventi da chi ha l'autorevolezza e l'autorità per trovare la soluzione su quello che da parte nostra in termini tecnici e personali abbiamo. Grazie, buonasera. Grazie per il contributo fornito. Adesso vogliamo sapere dai rappresentanti parlamentari presenti, l'onorevole Russo e il senatore Romano, risposte alle domande poste, a quello che è il tema della serata di stasera. Inizierei con l'onorevole Paolo Russo, che dall'alto dell'esperienza che lui ha avuto nell'ambito della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e dell'agricoltura,
Sì, sulle attività illecite connesse ad esse, bene, da lui vorremmo sapere a che punto è lo stato dell'arte e che cosa si sta facendo e che cosa noi ci dobbiamo attendere in termini normativi, attese le problematiche testé trattate dai relatori che ci hanno preceduto. Prego. Intanto grazie, credo siano utili queste occasioni di riflessione, soprattutto quando sono il portato di una attenzione a dati, a elementi scientifici, a elementi di certezza che ci vengono forniti dalle istituzioni pubbliche. Io partirei da un elemento che è questo: ma cos'è? Cosa si intende per la terra dei fuochi? In modo tale che cominciamo a capire qual è la cornice nella quale ci muoviamo. La terra dei fuochi, devo dire, a me non piace nemmeno l'espressione, perché non è corretta neppure dal punto di vista, come dire, della percezione diretta, perché nessuno di noi ha mai visto un fuoco. Semmai è terra dei fumi, perché di fumi ne abbiamo visti tanti, ma di fuochi in vero pochi. Che cos'è la terra dei fumi? È una area vasta che comprende più o meno due province, che comprende più o meno 70 comuni, che comprende qualche migliaio, di qualche centinaio di migliaia di ettari, e che è il risultato di due vicende che si sono sovrapposte, distinte, che si sono sovrapposte negli anni. La prima, quella che talvolta viene descritta anche in modo così vivace da taluni collaboratori di giustizia, ma che è meglio descritta nelle ordinanze e nelle sentenze dei tribunali di questa regione, e che la storia fino agli anni 90, in buona sostanza, fino agli anni 80, fino ai primi anni 90, la storia di un traffico illecito di rifiuti speciali con una prevalente con un prevalente flusso nord-sud. Dico prevalente flusso nord-sud perché talvolta questo flusso non è così diretto, ma era nord-sud, sud-nord, come dire, c'era un'articolazione, ma diciamo, per schematizzare, un flusso prevalentemente nord-sud. Farei una digressione brevissima su questa, confortato dalle analisi che ci sono state fornite con tanta puntualità e devo dire con tanta precisione dal dottore De Biase. Io, ascoltando De Biase, mi veniva da dire che sappiamo già quello che dobbiamo fare, nel senso che ce l'ha detto. Magari non si deve fare solo lì, e magari domanderei anche perché si fa solo lì, ma vi do anche le risposte. Perché le attività di bonifica o di messa in sicurezza ormai non sono più indicate dalla comunità scientifica con dei criteri e delle griglie, così come può avvenire nel mondo, per cui è evidente che va fatta una bonifica prima nel posto A, poi nel posto B, poi nel posto C, attraverso una misura scientifica con una griglia ben chiara che indichi le priorità, che non devono essere le priorità che dice il senatore Romano, che dice l'onorevole Russo, ma che devono essere priorità ben definite da un percorso che abbia la legittimazione scientifica misurata in campi e consolidata. Invece da noi come funziona il meccanismo? Che se c'è una procura, guardate, non lo dico in polemica con le procure, anzi, ma se c'è una procura che sequestra un'area e indica una prospettiva, quella è l'area sulla quale si lavora. Tanto che ormai ci dobbiamo andare a raccomandare alle procure per dire sequestrate quell'area in modo tale che competiamo con quella di Giuliano e in competizione individuiamo un altro commissario che possa, attraverso lo strumento straordinario generato da una evidente, da un vulnus straordinario nella indicazione delle priorità, rappresentato da un'emergenza che nulla ha a che vedere dal punto di vista della scienza in senso stretto. E allora, dicevo, terra dei fumi è la sovrapposizione di questi due fatti temporali, quello del fino agli anni 90, dagli anni 70 agli anni 90, e guardate, quelle erano discariche autorizzate. Qui non stiamo parlando di
sversamenti un po' dappertutto, i laghetti artificiali di passaggio, i camion, ogni tanto sento dire che sono stati sotterrati dei camion. Non si tratta di questa attività, ma si tratta di un'attività lecita, gestita illecitamente. Si tratta di discariche, autorizzate, talvolta addirittura autorizzate per rifiuti speciali, talvolta autorizzate addirittura per, attraverso delle fantasie che taluni hanno inventato, assimilazioni di prodotti. È evidente che siamo a cospetto di una condizione per la quale, perché deve intervenire lo Stato? Perché siamo a cospetto di una condizione per la quale il sistema paese, lo Stato nelle sue articolazioni ha fallito, perché aveva autorizzato prima attraverso autorizzazioni pubbliche affidate a privati, poi successivamente. Non sto svelando arcani, non sono collaboratore di giustizia, sto soltanto riferendo fatti. Poi successivamente queste stesse discariche sono state gestite dalla parte pubblica e io mi chiedevo, e ci si chiedeva tutti in quegli anni, parliamo degli anni 90, ci si chiedeva, vabbè, ormai gestiscono la parte pubblica, i prefetti, le cose, è finita. E invece cosa accadeva? Registriamo ora che in molti comuni, troppi comuni, probabilmente anche in questo comune, ma non l'ho misurato, in troppi comuni le aziende che si occupavano della raccolta e del trasporto dei rifiuti lavoravano sotto costo. Cioè, se si misurava la quantità di risorse che il comune consegnava a queste risorse, a queste aziende con queste risorse non riuscivano nemmeno a pagare i loro dipendenti. Evidentemente a quelle aziende occorreva la chiave di accesso, occorreva il passepartout per entrare in quelle discariche, in quegli impianti, per cui quegli impianti sono rinfilzati di rifiuti più o meno vari, ma attraverso un sistema organizzato e costruito di questa natura. Non parliamo di sversamenti, ma altra cosa è di sversamenti. E quindi questo è il primo pezzo della terra dei fiumi. Poi c'è un secondo pezzo della terra dei fiumi che è dagli anni degli ultimi 15 anni, sversamenti incontrollati, diciamo così, sversamenti molteplici, piccoli lavori di riattazioni di edilizia piuttosto che lavori e gestione illecita nei rifiuti di pellame, aziende che lavorano in nero e che non trovano ovviamente possibile che in qualche modo si possa gestire, lavorare in nero e smaltire in chiaro. È evidente tutto questo, e questo è quello che è accaduto lungo tutte, soprattutto lungo la direttrice dell'asse viario Nola Villa Literno, dove continuamente vi è stato questo smaltimento illecito, il più del Ethernet dappertutto, smaltito sotto costo da una imprenditoria senza scrupoli. Ma guardate, e non lo dico perché lo dico io, ma perché lo ha detto il capo della procura antimafia, Roberti, in tutte queste attività, e soprattutto negli ultimi 15-20 anni, l'alibi della camorra, della mafia, della 'ndrangheta, della bla bla bla, tutto questo non c'è. È imprenditoria senza scrupoli che, nell'obiettivo di abbassare, di massimizzare i vantaggi economici, chiude gli occhi totalmente sul fronte delle sensibilità ambientali. Questo è quello che è accaduto negli ultimi 40 anni con due pezzi, i primi 20 anni, i secondi 20 anni. Noi siamo al cospetto di questa condizione. E guardate, ve ne dico un'altra. Sapete perché? Per fortuna c'è stata una grande mobilitazione sociale. A noi che svolgiamo questo ruolo difficile di impegno politico, che credetemi è difficile, tocca non fare i commenti su quello che accade sempre, ma è evidente che c'è stata una grande mobilitazione sociale che ha dato una svolta. 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa, chi diceva queste cose? 11 anni fa, 8
8 anni fa le abbiamo scritte nella commissione che ho presieduto, le abbiamo scritte tutte, ma chi diceva queste cose era avanguardia emarginata, non c'erano i giornaloni, non c'erano i sacerdoti, non c'era nulla dal punto di vista del contesto sociale che desse, che creasse quelle condizioni utili a trasferire quelle cose dette in chiave di soluzione dei problemi. Oggi per fortuna tutto questo si sta celebrando. Guardate, animo, lo dicevo poco prima di iniziare, un think tank, un pensatorio che abbiamo chiamato tempo addietro Tavolo di Roma, lo animiamo da ormai 5-6 anni, dove cerchiamo ogni anno di invitare i Renzo Piano dei rifiuti, anche nei rifiuti esistono i Renzo Piano, e li invitiamo ogni anno, una volta l'anno, due volte l'anno, poi lo facciamo con autorisorse, quindi non più di una volta, due volte l'anno, per discutere di vari temi. Quest'anno ovviamente li abbiamo sollecitati a riflettere sui terreni contaminati. Questione nazionale, guardate, non è questione soltanto nostra, questione nazionale. C'è stata una grande sollecitazione dal punto di vista della partecipazione, come si dice, della partecipazione democratica. Il 13 e il 14 di dicembre si sono voluti riunire, ormai siamo a quasi 200 esperti d'Italia e di altri paesi, che vengono a Fiuggi a loro spese, ognuno con propria risorsa, e vengono per due giorni a discutere di questa vicenda, della nostra vicenda, perché ha detto bene il Biase. Guardate, se noi volessimo governare la vicenda delle bonifiche con i sistemi tradizionali non basterebbero 100 finanziarie, ora siamo alla legge di stabilità, non basterebbero 100 leggi di stabilità dello Stato, mentre invece bisogna intanto forse cambiare anche la norma. E vengo subito, e chiedo un minuto proprio, cambiare la norma, perché la norma oggi prevede che se un terreno è contaminato bisogna riportarlo allo status quo ante. Nel mondo non si fa così. Nel mondo non si fa così, nel mondo si fa una cosa diversa. Intanto vediamo la falda e il suolo, se fa male alle persone, se crea problemi di salute, se fa male all'ambiente, se fa male si interviene per evitare il danno, per cercare di evitare il danno, se non fa male si guarda la prospettiva di quel suolo. È evidente che se lì dobbiamo costruire un asilo occorrono dei parametri, ma se lì dobbiamo costruire un'autostrada occorrono altri. Se lì non dobbiamo fare nulla e possiamo fare un bosco che non deve essere coltivato per uso agricolo, per uso alimentare, i parametri evidentemente devono essere ancora diversi, e bisogna modulare con straordinaria praticità e anche con pragmatismo e anche con modernità questo approccio. Per far questo probabilmente, Lucio, avremo necessità nel decreto che io non ho avuto ancora il privilegio di leggere, dovremo lavorare per cercare di migliorare non soltanto sul fronte delle risorse. Certo, servono anche risorse nazionali, altrimenti è simpatico questo Stato che dice è questione nazionale per cui vi diamo una mano, ma la dovete piangere voi con i soldi. È evidente che anche le risorse occorrono. E veniamo in ordine, proprio con una scaletta rapidissima, le cose che servono. La prima polemica che ho sentito: militari sì, militari no. Guardate, i militari non risolvono il problema, ma è evidente che dobbiamo, per fare qualunque attività di messa in sicurezza, di delimitazione, dobbiamo evitare che nuovi rifiuti ancora vengano sversati, se no facciamo un esame e poi c'è il problema che magari lì sono stati sversati nuovi rifiuti. Per cui serve anche un'azione, se volete plastica, se volete visibile, se volete anche rappresentativa di un sistema paese che fa sul serio su questo fronte, tanto fa sul serio che ritiene la resistenza democratica, il fronte della resistenza democratica affidata su questa vicenda ai militari. Credo che sia un atto che serva complessivamente. Ho sentito qualche sindaco, io ho sempre rispetto dei sindaci perché sono i poveri cristi che stanno a fronte, che dice invece di far venire i militari dateci più soldi per i vigili urbani. Intanto vi servirà anche una norma per i vigili urbani, stiamo provando a lavorare anche su questo, per consentire ai vigili urbani di poter agire anche nel comune accanto, se no diventa difficile se vogliono fare atto di pattugliamento. Ma poi 4 vigili in un comune, 7 in un altro, 11 in un altro, la cosa la vedo più difficile, più complicata da organizzare, ma si può fare. Quindi prima cosa,
la vicenda dei militari. Poi, guardate, vedo un po' di esperti di agricoltura anche presenti in questa sala. Abbiamo tutto, non c'è da spendere soldi per fare cose. AGEA, che è l'ente pagatore dello Stato per conto dell'Europa, delle sovvenzioni alle aziende agricole, delle sollecitazioni economiche alle aziende agricole, ha degli ultimi 19 anni, le mappe con una discriminazione a 20 centimetri. Quindi di ogni area, tutte le aree, ovviamente le aree agricole sono quelle che ci interessano, c'è già tutto, non bisogna spendere niente, non bisogna fare investimenti, bisogna fare grandi cose, non bisogna chiamare scienziati, cose che lo sento ogni tanto di questi tempi, ma perché non chiamate questi, quella, c'è già tutto. È evidente che questo è soltanto, è una mappa talmente intelligente e interattiva che ci consente di sapere anche la temperatura. E io che faccio il medico, come dire, pensavo che la temperatura servisse solo a misurare la febbre, mentre invece la temperatura ci consente anche di capire che cosa è accaduto di anno in anno in quelle aree. Poi è evidente ci sarà da fare delle attività in campo, come ha detto De Biasio, quelle attività in campo andranno fatte, andranno finanziate in modo tale da essere certi della delimitazione delle aree, delle aree per uso agricolo alimentare, punto. Tutto il resto ci si mette a lavorare. E guardate, io non voglio rovinare le aziende agricole, voglio salvarle, voglio aiutarle perché rappresentano un presidio importante sul territorio, ma anche quelle aziende agricole che non potranno più in quell'area coltivare prodotto da immettere sul mercato per l'alimentazione umana, possono attraverso una filiera che stiamo individuando di finanziamento da BSR, possono virare nelle cosiddette attività no food. Altra questione centrale che ha posto il dottore De Biasi: bisogna fare una struttura nazionale per gli appalti, così come è stato fatto per l'Expo 2015. Bisogna inventare, ma è possibile che abbiamo l'ira di Dio di tutto, carabinieri, guardia di finanza, direzioni distrettuali, direzioni nazionali, abbiamo l'ira di Dio e non riusciamo a fare una cosa del genere? Penso che non sia una cosa straordinariamente difficile, un sistema che traccia tutte le risorse dove vanno, gli appalti, i subappalti, in modo tale che abbiamo una certezza assoluta di quello che succede. E poi veniamo al dunque, ma questo lo lascio molto in sospeso perché sono certo che il professore Romano ci darà qualche indicazione in più. Io non mi appassiono molto alla storia, ma è colpa dei rifiuti se aumentano i tumori? Io non mi appassiono. Intanto perché taluni colleghi autorevolissimi mi dicono che non aumentano, ma io ho una percezione diversa, per cui sa, la percezione è una, la scienza è un'altra. Io mi appassionerei a un altro tema: aumentiamo le condizioni di prevenzione, miglioriamo le opportunità di prevenzione e miglioriamo le possibilità di vita su un'area che è questa, che è 1,5 milioni di abitanti. Su quest'area dobbiamo concentrare una serie di attività e di attenzione, se non altro per ristorare rispetto a quello che si è determinato negli ultimi anni. E poi dobbiamo trovare un modo per far partecipare i cittadini a questo processo. Io non lo so se gli enti locali, i sistemi di rappresentanza, insomma mettere un sistema che consenta la partecipazione attiva a questo processo. Dottore De Biasi, io sorridevo quando dicevo non mi credono. Non voglio dirla in grande, ma insomma più di uno non è stato creduto nella storia, più di uno è stato bruciato addirittura. Io vengo dalla città di Nola, quindi non è questa la vicenda. Dobbiamo continuare su questo fronte, non vedo altra strada. Ma ci tocca però il dialogo più forte con la partecipazione dei comitati. Io per esempio nell'iniziativa che facciamo il 13 e il 14 con tutti questi scienziati ho invitato parte dei comitati, Don Maurizio, questo, quell'altro, in modo tale che si rendano conto che non c'è un mondo fatto di bravi e un mondo fatto di cattivi. Ci sono varie sensibilità e che sarebbe utile su queste sensibilità lavorare insieme per dare una risposta corale. Guardate, qui
si gioca la coesistenza sociale, è spricchiolata in questi mesi, queste manifestazioni così imponenti, rappresentata la zona di Napoli, nord di Napoli, a sud della Caserta, zona di Salerno, abbiamo coperto buona parte di tutto. Attenzione a questa slide, per un motivo molto semplice, perché questa espone a tutti quanti noi, come dire, quella che è la descrizione corretta della terminologia e dei parametri che devono essere presi in considerazione. Se mi seguite solamente per 30 secondi, senza che leggiamo immediatamente la slide e ci confondiamo, capiamo come molte volte l'affermazione che viene fatta, per esempio su alcuni ambiti qui riportati, non è corretta per poter dire se i tumori aumentano o meno. Di questi, l'incidenza, la prevalenza, la sopravvivenza e la mortalità, quello che immediatamente a noi interessa in questo momento, ma non che le altre voci non ci interessino, ma hanno una diversa valenza, è la prima per quanto riguarda l'incidenza. Perché l'incidenza oncologica sta a indicare il numero di nuovi casi di cancro rilevati nel periodo considerato nella popolazione di un'area geografica definita, quindi esprime un indice di rischio. In poche parole, quando vi verrà riportato un dato, la prima domanda che noi ognuno si deve fare è questa: ma il dato si riferisce all'incidenza o si riferisce invece alla prevalenza o alla sopravvivenza? Il dato fondamentale per poter avere un trend come sta andando in quella realtà territoriale l'incidenza del tumore è appunto il dato dell'incidenza, non è né la prevalenza né la sopravvivenza né la mortalità. Perché? Per quanto riguarda la sopravvivenza, possiamo leggere insieme misure e il periodo di sopravvivenza dei pazienti affetti da neoplasia a partire dalla data della prima diagnosi della stessa neoplasia. Quindi non ci può dare alcun dato che interessi a noi per poter dire se sono aumentati o meno i tumori in una determinata zona. Quindi il primo dato che mi interessa è sempre quello della incidenza. È evidente che, se vi posso anticipare una cosa, che noi ci ritroveremo nelle nostre zone ad avere, rispetto al trend nazionale, una più elevata mortalità. Perché una più elevata mortalità? Perché si riferisce a un'attività assistenziale che non è proprio congrua ad un timing di prevenzione e di diagnosi precoce, che non è come in altre regioni, i servizi sanitari sono molto più attenti, di conseguenza la sopravvivenza viene ad essere maggiore, la mortalità viene ad essere minore, in ragione di che cosa? Di una maggiore attività assistenziale. Allora, quando si dice in questa zona c'è un maggiore indice di mortalità, si dice un qualche cosa che è vero, ma epidemiologicamente non dice tutto, perché dobbiamo dirci: questa mortalità aumentata corrisponde a un aumento dell'incidenza oppure no? Questo è un aspetto importante, perché è un descrittivo che lo dovrei dire, che colpisce emotivamente e indubitabile. Dice: ma in questa zona, in questa realtà, io ho un aumento di mortalità. Ma l'indice della mortalità non è l'indice assoluto, non è l'indice relativo, ma l'indice assoluto viene ad essere quello della incidenza del trend dei tumori stessi. Certo che la correlazione, quello vale a dire dell'uso degli dati di incidenza con quelli che sono i dati ambientali, è un tema molto delicato, perché a livello ambientale è molto difficile, se non in casi, come dire, quasi scolastici potremmo dire, la correlazione tra la causa inquinante che è stata individuata e l'effetto patologico. Ma noi sappiamo che in determinate realtà c'è un insieme di fattori, cofattori ambientali, che è difficile poi possono essere distinti da loro per individuare quale sia la causa di quelli oppure quale sia un insieme di fattori che danno un determinato risultato. Vado avanti rapidamente perché interessa adesso a voi porre sotto l'attenzione quella che è la domanda che vi state ponendo tutti immediatamente: ma i dati in merito all'incidenza quali siano, qual è il rilievo che adesso tu poni la nostra attenzione in ragione delle audizioni che ci sono state? Allora io ho portato i dati che si riferiscono all'ASL Napoli 3 Sud, che sono i dati più attendibili e più rigorosi per l'asso di tempo che va dal 1996 a tutt'oggi. Significa quindi che i dati che voi adesso leggerete sono dati che sono aggiornati sotto il profilo della raccolta epidemiologica fino al 2009. Voi vi direte a questo punto: perché fino al 2009 e non fino al 2013 o 2012? Per ovvi motivi,
perché per avere completezza di dati il percorso deve essere fatto in toto e ci ritroviamo e ci si ritrova con persone, i due esami istologici per esempio sono ad Aviano, sono all'Istituto Oncologico di Milano, sono in varie parti del mondo. Per fare una vera raccolta epidemiologica dobbiamo avere tutto il percorso dal primo step diagnostico a quella che è la conferma della diagnosi stessa. Vedete che questo è un territorio molto interessante per quanto riguarda la raccolta dei dati, perché ne dice 59 comuni che sono appunto inerenti al registro del comune del Lazio, a Napoli, 3 sud, dei quali 38 rientrano in quell'area che fino a marzo erano indicate quali siti di interesse nazionale per le politiche. Quindi 19 di questi comuni rientrano nella zona del Lago Aversano, nel litorale Domizio Flegreo, dove evidentemente c'è una maggiore attenzione per queste problematiche, come è stato illustrato pochi minuti fa. Ecco i primi dati, non i primi dati che sottopongo alla vostra attenzione, però leggiamoli insieme attentamente perché non devono essere fonte di equivoci. Questo è il confronto dell'incidenza oncologica 2004-2008, vale a dire raffrontando le date epidemiologiche reali del registro tumori Napoli 3 Sud con quelle che sono del pool dei registri italiani. Cioè, vale a dire, noi abbiamo i dati nazionali, si vanno a confrontare i dati per questo range 2004-2008 tra Napoli 3 Sud e livello nazionale. Confrontando questi dati, quali sono i risultati che si sono evidenziati? Vale a dire che il confronto evidenzia tassi di incidenza statisticamente significativi, in particolare sono più bassi per l'insieme dei tumori, sia per i maschi che per le donne, di circa 30 punti percentuali. Cioè, vale a dire, noi abbiamo un trend di incidenza oncologica 2004-2008 che è di 30 punti percentuali inferiore rispetto a quelli che sono i dati nazionali. Per quanto riguarda i maschi, noi abbiamo che nell'ambito di quelli che evidentemente hanno patologia oncologica si evidenziano valori più alti per i tumori del polmone, della laringe e del fegato. Attenzione a questi dati, polmone e fegato, che nella prevalenza dei casi, nella maggioranza dei casi, non hanno alcuna attinenza di ordine ambientale, se non escluso il fumo per quanto riguarda il polmone e le patologie epatiche cirrotiche evolute in forma tumorale per quanto riguarda il fegato. Più bassi rispetto al trend nazionale sono i tumori testa, collo, esofago, colon, retto, melanoma della pelle, tessuto connettivo, prostata, rene e altri organi urinari. Non ci sono differenze statisticamente significative, senza che le elenchiamo, per quanto riguarda altre forme tumorali. Vediamo che cosa succede nelle donne, sempre confrontando il periodo del range 2004-2008. Nelle donne abbiamo tumori più alti ancora una volta per quanto riguarda il fegato e la policisti, però attenzione, stiamo parlando di donne che hanno la patologia oncologica nell'ambito del quale andiamo a fare le valutazioni di quale di queste incidono maggiormente. Abbiamo detto fegato e policisti, vedete fegato sia nei maschi che nelle donne, più bassi per i tumori del colon retto, pancreas, polmone e così via, senza differenze statisticamente significative per altri tipi di tumore. Se andiamo poi ad aumentare il range, vale a dire anni 1997-2009, quindi andiamo a confrontare i dati che sono un lasso di tempo abbastanza ampio, si nota che cosa? Che nei maschi si riscontra un incremento percentuale annuo statisticamente significativo, ma con diversi valori percentuali per l'insieme di tutti i tumori, per il tumore del colon retto, della prostata, del testicolo e della tiroide. Quindi in realtà riprende quello che è il range 2004-2008. Una riduzione percentuale annua statisticamente significativa per i tumori del polmone, della laringe e della vescica. Un andamento stabile per gli altri tipi di tumori. Per quanto riguarda le donne, si riscontra sempre nel lasso di tempo 1997-2009 una riduzione percentuale annua statisticamente significativa, per esempio per i tumori delle vie biliari. Un andamento stabile negli anni per altre forme tumorali, un incremento percentuale annuo statisticamente significativo dei tumori del colon, retto, della mammella e della tiroide. Se volessimo fare una sintesi di quelli che sono i dati 1997-2009 confrontato Napoli 3 Sud versus Pullo Registri, abbiamo questo risultato.
il confronto con i trend nazionali evidenzia che i trend rilevanti nel nastro Napoli e Sud, sia nei maschi che nelle donne, vanno nella stessa direzione dei trend nazionali. Cioè questi sono dati aggiornati al 2009. Diverso il discorso della sopravvivenza, per il discorso della sopravvivenza dipende da tutta una serie, che chi è medico lo sa benissimo, dipende dalla tempestività della diagnosi, dalla bontà dell'intervento, dal tipo di assistenza che viene svolta in quella determinata area sanitaria, dall'attenzione al servizio sanitario per determinate tematiche non per altre, ma soprattutto in un discorso di prevenzione e oltre anche per quanto riguarda le modalità assistenziali e il tipo di terapia che viene successivamente. Ma voi potreste dire a questo punto, se è così semplice, perché c'è questo allarmismo? Se è così semplice, quali sono le preoccupazioni che qualcuno potrebbe pensare essere immotivate e che tuttavia vengono portate all'attenzione di tutti? Perché il tema della correlazione, come veniva anche anticipato prima dall'onorevole Russo, il tema della correlazione tra ambiente e multifattorialità dell'ambiente e salute non è facile da dire. E qui si apre un campo sconfinato per quanto riguarda le possibilità, se mi seguite un po', questo è un passaggio delicatissimo, che è ammiccato, devo dire, perché ne abbiamo la possibilità attraverso software abbastanza sofisticati, già disponibili, dal luogo a delle sovrapposizioni di cartografie. Cioè, quando noi abbiamo il dato ambientale che in una determinata zona si è rilevata un'incidenza maggiore di patologie, e che si va a confrontare con la cartografia ambientale del territorio, dove là ci sono dei minerali che normalmente non dovevano esserci, minerali organici, sostanze inorganiche, quello che sia, sta a evidenziare che cosa? Che se io vado a sovrapporre questi dati, io ho la contezza razionale, reale, che in quella zona bisogna intervenire. Come bisogna intervenire e con quale obiettivo? Si può intervenire in due modi. Uno è la prova ex antibus dell'altro. Se io vado in una zona evidenziata che ho una maggiore incidenza di una patologia, devo pensare che c'è un qualche cosa che a livello ambientale, sappiate che poi la patologia oncologica ha una varietà di eziopatogenesi, ma se lo vogliamo approfondire sotto il profilo ambientale, noi abbiamo una prova ex antibus che in quella zona, in quel settore, deve essere fatto un'indagine in più. Noi non sappiamo il dato sanitario, per esempio, perché in Campania, per esempio, e basse altre zone di Napoli non hanno il registro tumore. Allora, se andiamo a sovrapporre che cosa? Una cartografia deficitaria sotto il profilo sanitario, ma abbiamo una cartografia ambientale, territoriale, superficiale, profonda, con droni, termografia, ultravioletti, c'è tutta questa possibilità. Io indirettamente posso anche evidenziare che in quella zona è prevedibile che ci possa essere un aumento di patologia da lì a qualche anno. Perché un aumento di patologia? Ho una patologia della quale non ne sono a conoscenza, perché? Perché non ci sono i registri comuni, non ci sono dati epidemiologici, ecco perché dobbiamo attenerci ai dati che sono realmente esistenti. È sufficiente tutto questo? No, perché se noi diamo luogo a più cartografie, le forze dell'ordine sanno benissimo che in alcune zone ci sono degli alti tassi delinquenziali, possiamo seguire il percorso di determinati fiumi e anche attraverso lo studio dei droni ne possiamo evidenziare, come è stato evidenziato, come lo stesso afflusso di due, come dire, di due affluenti hanno un fiume più grande che dice da quale zona sta venendo l'inquinamento rispetto all'altra zona. Cioè sono cose che ci danno la possibilità, in poche parole, di arrivare, non dico alla risoluzione, ma instradare il nostro percorso sotto il profilo preventivo. Perché sotto il profilo preventivo? Se io in una zona, vedremo come è interessante alcuni dati, vado rapidamente a questo, vedete, questo è interessante perché ci sono valutazioni confrontate di tutti i tumori in un'area cosiddetta SIN e un'area non SIN, considerata come se l'area SIN fosse ancora definita come tale, nonostante da marzo scorso non sia riconosciuta. Ad una valutazione di questo genere, che cosa evidenziamo? Che il confronto tra area SIN e non SIN, maschio o femmine, non evidenzia in realtà alcuna incidenza significativa di patologia. Poi che cosa succede? Se vado a valutare, per esempio, l'analisi per sede topografica del fegato, confrontando l'area SIN e l'area non SIN, inizia a vedere che l'area SIN ha una prevalenza per maschi e per femmine di una prevalenza maggiore di tumori al fegato. Allora che cosa devo dire? Che tutta l'area
facendo questa valutazione, che tutta l'area è interessata al momento della patologia. È vero o non è vero? Sì. È ovvio che la domanda è retorica da parte mia, non è vero. Perché se andiamo a fare una valutazione più approfondita e abbiamo quindi a livello di che cosa? Di un'analisi ulteriormente, come dire, topografica all'interno dei comuni di quell'area SIN, che era ampiamente tutta rappresentata lui, affidano, vediamo che una maggiore presenza, incidenza si ha nella zona di Acerra e di Marichiana. Domanda che a questo punto, capite già la risposta, la domanda che a questo punto mi fareste, ma è per tutta Acerra e per tutta Marigliano oppure no? Non è per tutta Acerra e per tutta Marigliano, vedete questa immagine? Cioè, confrontando l'incidenza della patologia in confronto alle particelle censimentali del comune, noi possiamo sapere in quale zona del comune, in quale quartiere è maggiormente presente una patologia rispetto ad un'altra. Il che può significare che per un'altra, che per un'altra, c'è la possibilità di dar luogo anche a un risparmio per quanto riguarda il budget di prevenzione. Perché se io so che in quella zona ha maggiore incidenza una patologia, è opportuno che tutti gli investimenti preventivi siano finalizzati maggiormente per indagini, per esempio al feto, alla laringe o che altro, rispetto ad altre patologie. Quindi ci sarebbe anche un risparmio. È solo un risparmio sanitario? No, perché se ho questi dati servono anche all'autorità giudiziaria, perché mi dicono come mai in questa zona non è il tumore del fegato che prevale, ma il tumore delle prime vie respiratorie oppure può essere del colon retto della vescica, perché semmai in quella zona ci potrà essere qualche industria o c'è qualche azienda che si libera dei prodotti in maniera illegale, perché comunque tutto torna, non è che adesso faccio un posto ridere dall'indagine sanitaria arriviamo all'indagine giudiziaria, però il dato è che quando si va a confrontare i dati, si va a una valuta delle cartografie che si sovrappongono e abbiamo la possibilità di dare delle risposte che siano certe. Qui è un tema che finisco qui, che è delicatissimo. Perché? Perché l'epigenetica, per chi non è addetto ai lavori, è un tema che vuole classificare questo in maniera molto semplice. Le patologie possono essere innescate attraverso delle alterazioni cromosomiche. Molti tumori sono conseguenti di alterazioni cromosomiche inevitabili a sua volta situazioni ambientali, fisiche e così via. L'epigenetica è così, come l'ambiente non altera i cromosomi, ma altera altre strutture che sono proprie del DNA, ma non sono cromosomi, sono proteine che sono intorno, e dando i risultati non in questa generazione. Questo è parlato, non nella prossima generazione, ecco perché dicevo il discorso del colore che verranno, ma delle generazioni successive. Noi oggi non sappiamo, sotto il profilo scientifico, alcuni inquinanti in che misura daranno i risultati nelle prossime e successive generazioni. Questo è un aspetto delicatissimo che ci interroga e che ci porterà in sede di audizione ad interpellare i genetisti a livello mondiale, che abbiamo già individuato, in ragione di quella cartografia ambientale che ci potrà dire, se in quella zona, attraverso un'analisi o per via giudiziaria o per via scientifica, è stata individuata la presenza, che posso dire, di mercurio o di talpio o di piombo o di cadmio o quello che sia, in correlazione ad eventuali alterazioni di ordine genetico, mi posso aspettare che se c'è questa maggiore incidenza di sostanze inquinanti, coloro che purtroppo devo dire, procreano in quella zona, avranno un altissimo rischio non di malformazioni feto-neonatali che vedranno subito, ma che possono avere delle alterazioni genetiche a distanza di due generazioni. Allora io devo dire che questo per me è il grave, come dire, dramma, questo per me è il grande indice accusatore che con molta sobrietà dobbiamo rivolgere non agli altri, a noi stessi. A noi stessi, perché nel nostro piccolo o nel grande che sia gli altri, la tutela e il rispetto della legge, la tutela e il rispetto della norma, la tutela e il rispetto della legalità non è un qualche cosa che appartiene al vicino di casa, è qualcosa che appartiene alla nostra casa, appartiene alla nostra realtà. Io faccio una sorta di metafora: quando noi vediamo molte persone applicare i famosi bassi, no? C'è la classica signora che con la scopa pulita lavava proprio bassi, però che cosa faceva? Spostava quello che stava avvenendo. Questa è la metafora un po' nobile, diciamo così, di quello che è stata la nostra, non dico collusione, non dico connivenza, non dico verità, ma una superficialità, mettiamola così, nella deriva dei comportamenti che poi portano a determinati risultati.
sulle malformazioni fetonatali, ne potremo parlare eventualmente un'altra volta, mi fermo qui, credo anche con un messaggio di speranza, perché io credo che il nostro agire ha questa finalità. Vedete, gli interventi che mi hanno preceduto avevano tutti un solo scopo, e mi sembra che siamo stati tutti quanti in sintonia: razionalizzazione della dialettica, una politica che non sia partitica ma sia inclusiva e non sia esclusiva, una dimensione politica che si rappresenti come bene comune, una dimensione di responsabilità che, devo dire, però purtroppo ci trova ad essere molte volte da soli. Grazie. Di fare una digressione rispetto a quello che era il programma di stasera. Io, giusto perché i contenuti della relazione sono stati molto esaustivi e puntuali, chiederei a qualcuno in sala se ritiene di fare qualche domanda ai relatori presenti, prima di concludere i lavori con una consegna di Guido C. Prego, dottore Di Fiori. Il manganese, chiunque sa un po' di chimica sa che è veramente naturale, perché dobbiamo andare oltre l'uranio per trovare degli artificiali naturali. Sul manganese in particolare, sicuramente lei lo saprà, io sono un chimico, faccio chimica da 42 anni, c'è stata una dimessa. Innanzitutto, il manganese è essenziale per alcuni dei nostri metabolismi, ma a dosi piccolissime. Tant'è bene, soprattutto per noi maschietti, se non avessimo del manganese nel nostro sistema circolatorio saremmo sterili. Però, poiché soprattutto stiamo importando anche tanto vasellame dall'India e dalla Cina, il Ministero della Sanità ha dato in ampliamento al decreto legislativo del 1973 sulla identità anche del vasellame, a venire a contatto con gli alimenti, la prova di cessione del manganese. E è stato valutato che se c'è il manganese nei cavoli, quasi quasi era un ogni elemento ma che è un elemento di servizio, tant'è vero che Napoli i pozzi, ma lo troviamo anche degli alimenti, oppure soprattutto sono stati sparsi dei fanghi che contengono magari, che certamente non è veramente bene, ma questo di fece sono in magari. Poi c'è un'altra cosa e finisco subito, che il veleno, come tutti sanno, o a me gli addetti alla luce, non è il veleno in se stesso, è la dose. Ultimamente mi è capitato, e non posso dire chi era il prodotto, di analizzare dei pomodori, delle passate di quei pomodori a noi adulti non ci piace perché per chilogrammo di peso corporeo, il contenuto di cromo non era nocivo per noi. Per il bambino, quel passato di pomodori era un veleno, perché il cromo era nettamente superiore alla dose massima che potevano assumere i bambini, soprattutto i particolari piccoli, tra 1 e 3 anni. Questo è il vero problema della catena alimentare. Questo è, perché quando ci vediamo, poi che possiamo assumere lui, pesiamo mediamente 70 kg, tanto bene, si assumono per chilogrammi di risorse, come tutti anche le sostanze bene. Perché se a un bambino diamo 10 mg di cianuro, lo facciamo sempre. Se mi dividi 10 mg di cianuro, non mi devi fare il solito, ma quasi, mi dovrei pigliare come 200 per andare a trovare qualcuno posto finanziario. Grazie. Grazie, dottore. Se c'è qualcuno che vuole porre qualche domanda ai relatori? Nessuno? Bene, allora Presidente, io passerei alla chiusura dei lavori. Se lei il Club Lions Aversa Città Normanna vuole omaggiare i relatori con il guidoncino che rappresenta per noi un simbolo importante della nostra associazione. Vorrei solo dire una cosa. Penso che usciremo da questa sala veramente molto, ma molto, ma molto più ricchi. Noi abbiamo fatto questa scelta dei lettori tranquillamente eravate, però posso dire che siete stati ancora migliori di quanto ci aspettavamo. Grazie.
grazie della serata, a nome delle varie scuole di città normale vi auguro una buona prosecuzione di serata. Arrivederci.